Allora, Christoph, c'è qualche rimpianto per questa gara? Magari, non so, più per la discesa? Rimpianto? Sì. No. Io devo dire che, beh, il giorno più che sono più deluso è nettamente quello di oggi, perché ce l'ho potuto fare. Su in cima ho sentito dei belli appoggi, ho perso il titolo. È che oggi giù in fondo avevo una marcia più di tutti gli altri, su 22 secondi ho dato al secondo 6 decimi, che è veramente tanto. È arrivato due giorni in ritardo, questo mondiale non è stato nemmeno la fortuna sulla parte mia, perché beh, un'inforcata è una cosa un po' può capitare, però non è che sì, ci vuole poco, quindi è un po' fortuna o sfortuna. Si deve sempre guardare avanti, prendere il positivo, e comunque se tiro la riga oggi nell'anno 2013, penso che se 5 anni fa mi avrebbe detto qualcuno: Inner, adesso sei qua con 5 vittorie, e 3 medaglie e tanti piazzamenti nei primi 10, comunque avrei firmato. Quindi anche nel futuro posso guardare con un sorriso. A proposito del futuro, ti rivedremo sciare in slalom gigante, dipende dalla schiena, non lo so, però tu in slalom hai fatto punti in Coppa del Mondo. Sì, mi sono qualificato 5 o 6 volte. Devo dire, oggi mi sono divertito tanto facendo in slalom. E si vedeva anche che ho fatto delle belle curve, quindi il gigante mi manca un po' la polivalenza, mi manca un po' questi cambiamenti fra le porte strette e le porte lunghe. Quindi se condizioni fisici me la permettono, vorrei tornare. L'ultima cosa, com'è lo spettacolo dello slalom qua? È bellissimo, veramente mi sono stupito quando ho visto tutta sta gente, perché voglio dire, è la super combinata, non è slalom classico. E per quello mi dispiace ancora di più che proprio oggi dovevo inforcare, quindi